Vediamo cosa significano le parole in giallo. La prima parola è stipulare. Stipulare un contratto. Stipulare un contratto significa firmare un contratto. Contratto a tempo determinato. A tempo determinato significa che il contratto ha una fine, che non è per sempre. Questo contratto, ad esempio, inizia il 18 aprile 2018 e finisce il 31 luglio 2018. Come da comunicazione effettuata al Centro per l'impiego di Ferrara numero del 16 aprile 2018. Questo numero indica che il contratto è stato regolarmente registrato. Qualifica. La qualifica è l'attestato di un corso di formazione con inquadramento a livello C1. L'inquadramento indica le mansioni, i compiti e lo stipendio del lavoratore. Ogni variazione di orario sarà preceduta. Variazione di orario preceduta da preavviso significa che se cambia l'orario di lavoro, viene avvisato prima. Subordinata al favorevole esito di un periodo di prova. È subordinata al favorevole esito del periodo di prova, significa che se il periodo di prova non va bene perché non sono stato bravo o il lavoro non mi piace, non vengo assunto. Preavviso o indennità sostitutiva. Senza preavviso e indennità sostitutiva significa che se smetto di lavorare prima della fine del periodo di prova, non devo avvisare prima e non devo dare denaro. Rescissione. Significa fine, interruzione del periodo di prova.